16 anni di reclusione, max risarcimento da liquidare in separata sede con provvisionale di 85.000 euro, interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, sospensione della potestà genitoriale, pagamento delle spese processuali. La Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato la sentenza per un 54enne albanese finito alla sbarra per tentato omicidio, lesioni personali aggravate. Era il 29 luglio 2021, quando il 54enne, all'epoca dei fatti, in fase di separazione dalla vittima, per questo trasferitosi a vivere in un altro domicilio, aveva atteso la moglie sotto casa, aggredendola con un pugnale da caccia, inferendo le due fendenti. Il figlio maggiorenne della coppia, presente nella circostanza insieme ai due fratelli minori, è riuscito a immobilizzare e disarmare il padre, rimanendo a sua volta ferito a una mano nel corso della colluttazione che ne è seguita. Il tempestivo intervento della volante non consentì all'uomo di portare a termine l'azione criminale posta in atto, disarmando immediatamente, azione criminale chiaramente premeditata, considerando anche il ritrovamento di una mannaia nell'auto di proprietà dell'aggressore, nonché le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti in loco, una vicenda che scosse l'intero quartiere tra urla, sangue e preoccupazione per la sorte della donna ricoverata in prognosi riservata, sottoposta a un intervento chirurgico in via d'urgenza. Nel giorno di San Valentino l'uomo era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Sulmona. Oggi i giudici aquilani hanno confermato la sentenza. La vittima è stata assistita dall'avvocato Maurizia Lina Sciuba.